insegnante all'ITIS Galilei di Roma dal 1999. L'ITIS Galilei di Roma ha circa 1.400 studenti e 100 professori. Come tutti gli istituti italiani, si sta preparando alle nuove norme sul Green Pass. Noi apriamo, noi come scuola, in base all'autonomia, apriamo il 6 settembre. Stiamo aspettando le circolari, che sono arrivate, ripeto, una è arrivata ieri, bisogna leggere e attuarle in base al criterio che ci è stato mandato, appunto, ripeto, recentissimamente. Mentre si aspettano le circolari, ciò che è certo è che il decreto prevede dal 1 settembre la sospensione del personale senza Green Pass e delle sanzioni per i presidi. Quindi bisogna controllare tutti, ogni giorno, anche qui al Galilei. Noi qui come struttura abbiamo 4 ingressi e poiché per le norme Covid i ragazzi e i docenti accedono da vari ingressi proprio per evitare sovrapposizioni, è ovvio che ad ogni ingresso serve almeno uno se non due addetti. Proprio sul sistema di controllo, il decreto è stato criticato dai sindacati e dall'Associazione Nazionale Presidi. Noi abbiamo scuole con 10 sedi, con 12 sedi. In ogni sede bisogna fare questo controllo. Noi abbiamo proposto almeno di robustire le segreterie delle scuole con un assistente amministrativo. Le scuole sono circa 8.000, 8.000, 8.500, quello che sia. Quindi il numero dei dipendenti da assumere in più rispetto all'organico normale è 8.000, 8.500. Ha paura delle sanzioni? Questo non è un problema, ci spaventa la difficoltà organizzativa, non è efficiente, non so come dirlo, si può fare tutto, però non è efficiente controllare ogni giorno 100 persone sapendo che 98 sono comunque a posto e 2 no. Basterebbe individuare appunto tramite interrogazione alla banca dati dell'anagrafe vaccinale nazionale chi è vaccinato e chi no, siccome quasi tutti lo sono ci concentriamo su quelli che non lo sono. E allora con noi in studio Walter Ricciardi, grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito, virologo e consulente del Ministero della Salute.